Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Gesù, ti amo con la tua volontà. Vieni, divina volontà, a pregare in me e poi offri questa preghiera a te come mia per soddisfare le preghiere di tutti e per dare al Padre la gloria che dovrebbero dargli tutte le creature. Mia divina Maria, ti amo nella divina volontà. Regina Immacolata, Celeste Madre mia, vengo sulle tue ginocchia materne per abbandonarmi nelle tue braccia, per chiederti quei sospiri più ardenti che mi ammetta a vivere nel regno della divina volontà. Mamma Santa, tu che sei la regina di questo regno, ammettimi a vivere in esso affinché non sia più deserto ma popolato dai figli tuoi. Perciò, sovrana regina, a te mi affido affinché guidi i miei passi nel regno del volere divino e stretto alla tua mano materna, guiderai tutto l'essere mio perché faccia vita perenne nella divina volontà. Mamma Santa, tu mi farai da mamma e come mamma mia ti faccio la consegna della mia volontà affinché me la scambi con la divina volontà e così possa restare sicuro di non uscire dal regno suo. Perciò ti prego che mi illumini attraverso questa meditazione per farmi comprendere sempre più e sempre meglio che cosa significa volontà di Dio e come vivere in essa. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Dal Libro di Cielo, volume 6, capitoli 28, 29, 30, 20 marzo, 9 aprile e 10 aprile del 1904. Questa mattina mi sentivo tutta scoraggiata ed avvelenata per la perdita del mio adorabile Gesù. E mentre me ne stavo in questo stato, Gesù ha fatto sentire la sua dolcissima voce che mi diceva: Figlia mia, tutte le cose hanno origine dalla fede. Chi sta forte nella fede sta forte nel patire. La fede fa trovare Dio in ogni luogo, lo fa scorgere in ogni azione, lo tocca in ogni movimento. Ed ogni nuova occasione che si presenta è una nuova rivelazione divina che riceve. Perciò statti forte nella fede, perché se starai forte in tutti gli stati e vicende, la fede ti somministrerà la fortezza e ti farà stare sempre unita con Dio. 9 aprile. Dovendo fare questa mattina la comunione, stavo pensando tra me: che dirà il mio benedetto Gesù quando verrà nell'anima mia? Dirà quanto è brutta quest'anima, cattiva, fredda e abominevole. Quanto presto farà consumare le specie per non stare a contatto con questa così brutta? Ma che vuoi da me? Adonta che sono così cattiva, pure dovete avere pazienza a venire perché in tutti i modi mi sei necessario.
e non ne posso fare a meno. In questo mentre è uscito dentro il mio interno e mi ha detto: figlia mia, non volerti affliggere per questo. Non ci vuole niente per rimediarvi, basta un atto perfetto di rassegnazione alla volontà mia per poter restare purgato da tutte queste bruttezze che tu dici. E io ti dirò il contrario di quello che tu pensi, ti dirò quanto sei bella, sento il fuoco del mio amore in te ed il profumo dei miei odori, con te voglio fare la mia perpetua dimora. Ed è scomparso. Onde, essendo venuto il confessore, gli ho detto tutto, il quale mi ha detto che non andavo bene, perché il dolore purga l'anima e che la rassegnazione non c'entrava in questo. Quindi, dopo aver fatto la comunione, ho detto: Signore, il Padre mi ha detto che non va bene quello che mi avete detto, spiegatevi meglio e fatemi conoscere la verità. E lui benignamente ha soggiunto: figlia mia, quando si tratta di peccato volontario, allora ci vuole il dolore, ma quando si tratta di imperfezioni, di debolezze, di freddezze ed altro, che l'anima non ci ha messo niente del suo, allora basta un atto di perfetta rassegnazione. E si occorre anche di questo stato per restare purgato. Perché l'anima nel fare quest'atto prima si incontra con la volontà divina che purga la volontà umana e l'abbellisce delle sue qualità. E poi si immedesima con me. Aprile. Questa mattina, trovandomi col timore che il benedetto Gesù, vedendomi ancora così cattiva, mi avesse lasciato, me lo sono sentito uscire da dentro il mio interno e mi ha detto: figlia mia, perché ti occupi in pensieri inutili ed in cose che non ci sono? Sappi che hai tre titoli dinanzi a me, che come tre funicelle mi legano dappertutto e mi stringono più intimamente a te, in modo che non posso lasciarti, e sono sofferenze assidue, riparazione perpetua, amore perseverante. Se tu come creatura sei continuo in questo, forse il creatore sarà di meno della creatura o si farà vincere da essa. Questo non è possibile. Splendide lezioni, come sempre, da parte di Gesù, brevi ma profonde ed essenziali. Solo il secondo capitoletto ha qualche aspetto, diciamo così, anche un po' dottrinale, diciamo di teologia morale in senso stretto, quindi che spiega come si consuma dentro l'anima il disordine prodotto o dal peccato volontario o dall'imperfezione. E questo dobbiamo ricordarlo bene. E soprattutto ricordare, anche alla luce poi di quello che Gesù aggiunge nel terzo capitoletto, riparazione perpetua, no? Un principio fondamentalissimo, cioè che i peccati producono danni e i danni bisogna ripararli, altrimenti permangono con il loro carico di negatività che lasciano e che, se non saranno riparati e estinti, azzerati in questa vita, ci sta santo purgatorio, anche per un'imperfezione, spiega Gesù. L'anima macchiata anche della più piccola imperfezione, questo dobbiamo ricordarlo, non può contemplare Dio faccia a faccia. Non si creda mai in nessun modo a chiunque dovesse osare dire sciocchezze contrarie, né faccia appelli a malintesi principi di misericordia, perché non si entra, non si può stare al cospetto di Dio, perché non si sopporterebbe la sua presenza se si avesse anche una minima imperfezione sulla coscienza che non fosse stata purgata e purificata. Non è possibile una cosa di questo genere. Quindi questo ci faccia anche comprendere, non è un problema di misericordia, d'accordo? La misericordia funziona come
remissione dei peccati, come compassione per il peccatore, come vicinanza di Dio nelle nostre miserie, nelle nostre debolezze, ma c'è un problema proprio ontologico, strutturale. Dio è perfezione assoluta e per poterne godere, per poterne stare dinanzi a Lui, devi essere a tua volta perfezione assoluta. Non c'è niente da fare. Ecco. Quindi, adesso, dette queste premesse, andiamo in ordine. Tutte le cose hanno origine dalla fede, dice Gesù. Bellissimo. E solo chi sta forte nella fede sta forte nel patire. Perché? Perché è capace di dare lettura soprannaturale ad ogni minima forma di sofferenza, sia essa minima, sia essa grande. Comprendere che dietro ogni minima forma di patire, ma fosse anche, insomma, una sciocchezza, tipo un cibo che per sbaglio chi te lo cucina l'ha fatto scuocere, d'accordo? Ecco, tu lo mangi, anziché far notare la pasta è scotta, vedi in quel cibo il momento, oggi Gesù mi chiede questa piccolissima mortificazione nel gusto e di non mortificare chi involontariamente l'ha fatta scuocere, quindi fare finta di niente. Questo è proprio un esempio, proprio da questa minima cosa, minima agli occhi umani, ma una persona che facesse questo agli occhi di Gesù gli farebbe fare un sorriso a 32 denti seduta a stante immediatamente, e progredirebbe grandemente verso la perfezione se fosse capace di fare questo. E chi sta forte nella fede dunque sta forte nel patire, d'accordo? Sant'Alfonso diceva: una zanzara che ti vola vicino, se tu sai vedere in quella cosa la volontà di Dio che vuole che parisci il leggero fastidio, anche non troppo leggero, di quell'insetto, sarebbe grande cosa. Guardate, la fede fa trovare Dio in ogni luogo. Ci sarebbe da fare una meditazione di 2 ore soltanto su questo. Lo fa scorgere in ogni azione, lo tocca in ogni movimento. Ed ogni nuova occasione che si presenta è una nuova rivelazione divina che dice: vedete il dialogo che si ha, il dialogo 24 ore su 24, con Dio, con Gesù, nella storia, nella nostra vita concreta, in quell'incontro che ti è capitato, in qualunque cosa della giornata, in quella situazione, in quell'inconveniente, in quell'ispirazione, in quella prospettiva, in quella buona idea che ti è venuta, insomma, no? E che hai messo subito in atto, in quel buon suggerimento, in quella buona dritta che ti ha dato un conoscente, un amico, un familiare, insomma. La fede trasfigura tutto. Perché è così. Dietro gli eventi dobbiamo imparare a vedere sempre la mano, la parola e l'amore di Dio per noi. È la fede che somministra la fortezza e fa stare sempre uniti con Dio. Io ho già detto altre volte, quando vedo la situazione di tante anime che stanno sempre terra terra, sempre in un stato di brontolamento ininterrotto, eccetera eccetera, dopo qualche volta ti scappa la domanda: ma figlio mio, tu ci credi in Dio? La fede è il fondamento delle cose che si sperano e la prova di quelle che non si vedono, si legge nella lettera agli ebrei, no? La prova di quelle che non si vedono, cioè non si vede che Dio sta dietro a tutte queste cose. Non ne è la percezione sensibile, ma l'occhio da aquila della fede lo vede come. E sulla base di questo dici: ma come si fa a mantenere il colloquio 24 ore su 24 con Gesù? Così, oltre agli atti di amore, insomma, che non sono mai troppi, insomma, che possiamo rivolgere in qualunque, anzi, istante, più ne facciamo meglio è, c'è anche questo dialogo, no? Famoso esempio della pasta scotta fatto prima, ti mangi la pasta scotta e dici: Gesù mio, guarda questa pasta scotta, no? Ecco, ti offro volentieri questo sacrificio,
e ovviamente taccio per non mortificare questa povera creatura che sicuramente involontariamente me la posto davanti. Punto e basta. E Gesù in quel momento, anche se non l'avverti, ti fa un sorrisone, forse ti dà un bacio, forse ti dà una carezza, un abbraccio e ti prepara tante grazie. Senza dubbio funziona così. Secondo paragrafetto. Ecco, qui il confessore, probabilmente lui se non si era spiegato bene, fanno un po' ridere, fanno un po' sorridere, ecco. Questi confessori che c'è l'anima mistica che va a riferire quello che ha detto Gesù, e detto, no, Gesù si è sbagliato, dico, ci picchia. Dico, qua ce ne sta qualcuno che ne sa più del Padre Eterno, no? Quindi fa sorridere un po', sicuramente, insomma, ci sarà stato un equivoco. Guai a noi se parliamo male dei preti, no? Quindi fa un po' sorridere, diciamo così, la circostanza. Dice, ah Gesù, il padre mi ha detto che non va bene quello che mi ha detto, insomma, no? Fa un po' sorridere, no? E infatti lui benignamente ha soggiunto, spiegatevi meglio, insomma, perché forse compativa sia la miseria, insomma, di Luisa, che forse non aveva capito bene o non si era spiegata bene, appunto, che quella del sacerdote, insomma, no? Che magari prima di dire, forse non ha detto così, no? Ecco, però insomma, è sempre meglio chiedere dei chiarimenti ulteriori, quindi andare a pensare che si è sbagliato Domine Dio, insomma, quindi vabbè, comunque facciamo conto che sia stato tutto un grosso equivoco, però quello che spiega Gesù è importante. Quando si parla di peccato volontario, non importa che sia veniale o mortale. Quindi una cosa che so essere peccato, quindi trasgressione della legge di Dio, e può essere per esempio una parolaccia, che è una cosa più seria di quello che si pensi, può essere una bugia, può essere una maldicenza volontaria, detta o ascoltata, può essere un giudizio cattivo, acconsentito, quindi formulato bene nei confronti di una persona, cose di questo genere qui, no? Questi sono tutti quanti peccati pienamente volontari. Diverso che se uno, insomma, in un certo momento fa uno scatto di impazienza, no? Che non è pienamente volontario. Allora, Gesù spiega, quando si ha un peccato volontario, ci vuole il dolore, l'atto di dolore. Mio Dio, mi pento e mi dolgo. Quindi ci deve essere, perché questa cosa sia distrutta, quella che la Chiesa chiama, in senso stretto, la contrizione. Contrizio, spiegava San Tommaso d'Aquino in latino, significa stritolamento. È come se uno prendesse una pietruzza e la mettesse dentro una macina da mulino, che... e schiacciandola, quindi massacrandola, la riduce in poltiglia, in polvere. Questa è la contrizio in latino. Quindi una cosa che offende Dio anche nel poco deve essere distrutta col pentimento vero, quindi col dolore. Quando è commesso volontariamente, perché la nostra volontà, per essere una volontà buona, deve farsi tagliare la testa piuttosto che offendere Dio volontariamente. Altra cosa sono i peccati veniali, cosiddetti semi deliberati o involontari, che sono quelli che ci scappano, diciamo così, senza che vi abbiamo concorso, però noi in nessun modo. E almeno non volontariamente, quindi non con piena avvertenza e deliberato consenso. Allora, ci sono tutta quanta un'altra serie di fattispecie, ossia le imperfezioni, le debolezze, le freddezze, no? Ecco. Le imperfezioni sono, come dice il termine stesso, imperfezione, cioè una cosa che non è fatta in maniera perfetta. D'accordo? Che ne so, dai, fai l'elemosina, ecco, ma la fai con malgarbo, quindi gli dai sto euro proprio, insomma, senza accompagnarlo con un sorriso, no? Ecco. Quella, cioè dare un euro con un sorriso è proprio fare una bella elemosina, no?
Oppure adempi un dovere, non lo so, c'hai da mettere a posto la camera o da pulire la casa, lo fai, ma lo fai sbuffando. Ecco, l'hai fatto, però l'hai fatto sbuffando. Queste sono le prime cose, insomma, che vengono in mente, tanto per far capire, insomma, il contesto, no? Oppure in un momento c'è cioè un momento di debolezza, quindi non lo so, potresti fare una cosa migliore, tipo c'è cioè, diciamo un bel rosario, invece dice no. Mi concedo un po' di riposo extra, ecco. Non quando abbiamo bisogno veramente di riposare, no? Ma quando cioè, questa è una debolezza questa qui, ecco. O la debolezza, per esempio, di tavola. Magari, insomma, potrei non prendermi una cosa un po' di più che mi piace tanto, e pur senza fare un peccato di gola, mi concedo la debolezza, insomma, di prenderne un po' di più. D'accordo? Per incapacità, insomma, di un perfetto autocontrollo e così via, no? Oppure le freddezze, insomma, no? Quell'operare in maniera appunto fredda anche nei confronti di Gesù, con poco amore, con poco fervore. Sono tutte, dice, bisogna stare attenti pure a queste cose. Nell'ambito della perfezione, sì, noi dobbiamo sempre avere come punti di riferimento Gesù e Maria e come loro si comportavano e come loro agivano e facevano le cose, no? E tendere verso questa perfezione. Allora, quando quindi la volontà sta ferma nel bene, quindi non offende volontariamente Dio, però si sorprende in queste imperfezioni, in debolezze, freddezze, dice Gesù, basta un atto di rassegnazione alla volontà di Dio, basta un fiat detto col cuore, quindi un fiat ha una piccola contrarietà, un fiat ha una piccola sofferenza, un fiat al caldo o cose di questo genere in questi periodi, no? Quindi basta quest'atto di perfetta rassegnazione, basta anche dire Signore voglio tutto quello che tu vuoi e nulla di più, per diciamo sfrondare, ecco, e per purgare queste cose, diciamo, minori che non assurgono a livello di peccato volontario. Perché quando ci rassegniamo con la divina volontà, quindi ci uniamo ai suoi disegni, spiega Gesù, quella scende sulla nostra volontà e la purifica abbellendola delle sue qualità. Quindi, però, quando abbiamo fatto un peccato anche minimo, attenzione che dobbiamo dolercene. Quindi non basta un atto di rassegnazione alla divina volontà per e mondarne le conseguenze. E così passiamo al terzo e ultimo capitoletto, dove Gesù dice a Luisa questi bellissimi tre titoli che ha al suo cospetto, mentre lei pensava, insomma, di essere cattiva. E che Gesù l'avesse lasciata per questo. Questo pensiero è sempre un pensiero di per sé, in sé, gradito al cielo, perché è fondato sulla coscienza della propria miseria. E quindi è sempre meglio pensare di essere più cattivi che buoni, che non buoni piuttosto che cattivi. Ecco invece le funi che legano Gesù. Queste, se vogliamo farne acquisto, sta nella nostra facoltà, sofferenze assidue, riparazione perpetua, amore perseverante. Sofferenze assidue significa imparare a, come dice San Luigi Monforte nello splendido bestseller Lettere amici della croce, non farcene scappare neanche una di croce, perché ce ne sono veramente tante, tra volontarie e involontarie, corporali, morali, affettive, spirituali, se uno ci pensa, ogni giorno ce n'è una bella incetta da fare. E ogni croce che ci lasciamo sfuggire è una, nel mondo dicono ogni lasciata è persa, è appunto, è grande perdita. I mondani lo dicono per i godimenti, i piaceri e i divertimenti, ogni lasciata è persa, non te lo mai. Noi lo diciamo per la croce, perché ogni croce che ci lasciamo scappare sono immense grazie in meno che abbiamo in questo mondo, immenso bene in meno che
si produce attraverso di noi, immensa gloria in meno che avremo in cielo, immenso piacere in meno che diamo a Gesù, eccetera. Quindi attenzione, sofferenze assidue, qui c'è, vedete, i termini, no? Che fanno comprendere la importantissima funzione che è nella vita interiore di quelle virtù, parti della fortezza, che sono la costanza e la perseveranza. Sofferenze assidue, perché tu un giorno te prendi 300 croci e il giorno dopo le sbatti tutte al muro, che giova? Assidue, l'assiduità, no? Riparazione perpetua qua addirittura, perpetua, in stato di riparazione perpetua. Noi abbiamo nel cuore la volontà, ecco, con tutto quello che si sente, che si vede in giro, a tutti i livelli, insomma, no? Di offrire questa riparazione perpetua, i giri che noi facciamo, i nostri ti amo, che mettiamo dovunque, devono sempre avere l'intenzione del per me e per tutti, in modo tale che sia restituita a Dio la gloria che gli è dovuta da parte di tutta la creazione, sia quella inanimata, sia quella degli esseri umani che a tutto pensano, meno che a dare a Dio la gloria che gli è dovuta, ecco, non come una gentile concessione, ma come un obbligo grave da parte della creatura. E quando questa gloria non gli è data, il danno deve essere riparato, cioè deve essere qualcuno che lo fa al posto di qualcun altro. Quindi, e questo perché? Perché si hanno a cuore i desideri del cuore di Gesù e di Maria, ed anche il bene del prossimo e la sua salvezza. Anche quella di riparazione perpetua. Quante ne vediamo ogni giorno, no? Allora, qui è proprio uno stile che cambia, no? Adesso uno fa un esempio. Sta in chiesa e vede una persona, cioè persone buone in questo tempo, sono rimaste poche, che sta in chiesa vestita in maniera assolutamente indecente, oppure chiacchiera. Generalmente un'anima buona nota questa cosa e la prima tentazione è un certo sdegno, d'accordo? Per carità, quando è possibile, in maniera, con dolcezza e con carità, queste cose vanno corrette, quindi non bisogna fare finta di niente, se possibile, ma non sdegnarsi, perché lo sdegno è un peccato, non va bene. Va bene invece dire a Gesù: Signore Gesù, non lo so, ti offro tutto quanto l'amore del mio povero cuore e lo fondo con quello della Madonna, e ti offro la sua devozione, il suo rispetto, la sua capacità di stare in maniera degnissima alla tua presenza per riparare queste irriverenze che sono state fatte, ti offro la sua modestia, come andava vestita lei, che qualcuno dice che non si scopriva neanche il polso, no? Ecco, questa è una bella riparazione. Certamente altre volte le riparazioni possono essere anche le nostre. Una bella signorina, come vai tu in chiesa? Se potrebbe andare in maniche corte. Diciamo di sì, forse, nel contesto attuale oggi, anche se questa è una materia controversa. Ma uno potrebbe anche volontariamente dire: io non ci vado con le maniche corte, vado con le maniche lunghe per riparare quelle che vanno in canottiera, per esempio, no? Ci sono tante anime buone che fanno queste cose. Io so di qualche anima che ogni tanto, per esempio, fa il sacrificio grandissimo per un'anima che ama Gesù di astenersi dalla Santa Comunione, non perché è scrupolosa, d'accordo, perché va a pensare, insomma, che per una quisquilia non deve accostarsi all'Eucaristia, perché le anime buone a volte tendono allo scrupolo, ma dice: bene, per tutti i sacrilegi che vengono fatti, per tutta la gente che si alza troppo frettolosamente per andare a fare la comunione mettendo Gesù in un'anima che è una latrina, bene, io oggi mi rinuncio a questo. Rinuncio alla gioia di avere il contatto sacramentale con Gesù, faccio la comunione spirituale e offro tutto il dolore che me ne verrà in riparazione del dolore che Gesù sente nell'entrare in un'anima latrina. Questa è una grande riparazione, una grandissima riparazione, ovviamente per chi lo sente nel cuore, per chi ha il coraggio di farlo, eccetera, eccetera, no? Anche qui riparazione perpetua e amore perseverante. C'è un passo della Sacra Scrittura, forse è Osea, che dice: il vostro amore è come la rugiada, fa manco in tempo a formarsi, che appena sorge il sole è già svanito.
Il nostro amore per Gesù e per Maria deve essere perpetuo, costante, perseverante. Non possiamo fare un giorno infervorati che facciamo 100.000 atti d'amore e il giorno dopo stiamo a pensare a tutt'altro tutto il giorno senza manco filarceli minimamente, no? Ecco, il minimo comune denominatore, quindi sofferenza, riparazione e amore, è però la costanza, la perseveranza, quindi la stabilità che deve avere la nostra vita interiore, no? Che è una proprietà dell'equilibrio, che è una proprietà della vita nella divina volontà, no? Quindi non procedere per sbalzi, per salti inopportuni. Ecco, queste sono tre belle cordicelle. Se ci stanno queste belle cordicelle, Gesù non ci può abbandonare e non può lasciarci privi della sua presenza, dolce presenza, della sua compagnia, delle sue grazie, dei suoi favori, dei suoi tocchi d'amore e di tutto il resto. Ecco che le anime che hanno queste cose, che ci provano ad avere queste cose, che sono in esse assidue, ben conoscono. Bene, Santa Vergine Maria, concedici di avere sempre dinanzi agli occhi il tuo esempio e quello di Gesù, per avere sempre questo grande parametro di specchio di perfezione, come si è invocata nella litania, con cui confrontarci in continuazione, no? Non per farci venire una sterile inutile depressione, non essendo spesso in grado di vivere a queste altezze, ma per essere assiduamente incoraggiati, perché a forza di vedere la perfezione, insomma, ecco, per contagio, ecco, qualche cosa venga nel nostro cuore. Così come sia sempre viva e forte in noi una fede simile alla tua, la tua capacità di vedere la presenza e l'azione di Dio in tutte le cose sia presente in noi, ed anche tu, in quanto a sofferenze, riparazioni e amore, insomma, ovviamente non prendi lezioni da nessuno, ma a tutti le dai, e sia aiuto a noi non soltanto perché possiamo riparare, soffrire e amare il cuore di Gesù, ma anche il tuo, come ci hai chiesto espressamente, e non una volta sola, insomma, in tante tue manifestazioni. Amen. Nella divina volontà, nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Ti benedico per aiutarti, ti benedico per difenderti, ti benedico per perdonarti, ti benedico per liberarti da ogni male, ti benedico per consolarti, ti benedico per farti santo, ti benedico dunque nella divina volontà, nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Fiat. Ave Maria.